Someone who needs your prayers, someone who's there. Ciao a tutti, io sono Gian Strada e siamo qua al Teatro dei Fluttuanti per fare uno spettacolo fortemente voluto dalla scuola Leotti Dominzoni che parla di interculturalità. Oggi è la giornata della musica e questo progetto, questo concerto sarà inserito all'interno di un progetto che i ragazzi hanno fatto proprio sull'interculturalità e sui problemi legati all'immigrazione, che noi in realtà vogliamo vedere più come una risorsa che come creatore di problemi. E, questo io insegno alla Leotti Dominzoni, insegno inglese e ho una doppia vita, infatti sono anche musicista e scrivo canzoni. Cerchiamo proprio di arrivare ad intaccare la sfera emotiva delle persone, dei ragazzi, per cercare non tanto di dirgli cosa devono fare, ma per fargli sentire delle emozioni su storie che magari per loro sono soltanto dei numeri che sentono per televisione. Infatti si sente spesso dire, no? Una barca della speranza, della disperazione, chiamatela come volete, con 500 disperati è approdata a Lampedusa piuttosto che a Gela o a Ragusa. Noi volevamo creare delle storie dietro questi numeri, perché questi numeri sono persone che hanno delle storie alle loro spalle e stanno cercando di crearsi una storia, anche un futuro. Fammi ballare, non farmi pensare a quello che succederà. Stammi vicino. Dagli studenti è nato questo progetto, cioè a forza di sentire in televisione cose negative sugli immigrati, gli stranieri che vengono in Italia, ci siamo trovati, abbiamo fatto un'assemblea, abbiamo visto che quello che si vedeva nella televisione non era la realtà. Deve essere un progetto che attraverso la musica, quindi attraverso le canzoni, inneschi in noi studenti una sorta di meccanismo di riflessione, ci faccia quindi riflettere su quello che provano queste persone extracomunitarie nell'arrivare in un paese per loro straniero ed essere considerati da noi, cittadini di questo paese, a loro volta stranieri, quindi la diffidenza che nasce da noi per primi e anche da loro nei nostri confronti. La cosa che su cui spesso non si riflette è che il lasciare la propria terra è un dolore incredibile, cioè non è che loro siano contenti di venire qua, loro lasciano la propria terra perché non hanno niente di cui sfamare la famiglia. La sensibilità degli studenti rispetto a queste tematiche è molto forte. Io credo che sia importante, soprattutto nei giovani, riuscire ad arrivare a toccare la loro sfera emotiva, perché i giovani sono fatti, sono emotività. E sia molto importante, più che dirgli, no, che non tutti siamo tutti uguali, non tutti gli extracomunitari sono cattivi, eccetera. No, andiamo a raccontargli delle cose, andiamo a pungerli laddove sono più sensibili. Ce n'è una lunga fila, schiavi del 2000, nella culla della civiltà. Nella nostra scuola sono presenti diverse comunità di stranieri, abbiamo persone di culture differenti che in un qualche modo noi cerchiamo di integrare, che in un qualche modo cercano di integrarsi. E questo progetto, a mio avviso, nasce anche per loro, per fargli capire che c'è solidarietà nel nostro istituto, non c'è nessuna forma di razzismo e non ci deve essere. E questa assemblea di istituto, queste due ore di scuola, le vogliamo dedicare appunto a loro. Nella specificità di Argenta ho trovato una scuola dove i ragazzi extracomunitari sono molto ben integrati. Forse perché sono qua da tanto tempo, non lo so, la maggior parte parla molto bene italiano, alcuni meno, però diciamo che l'integrazione è visibile.